Prese di mira dai malviventi ancora una volta le colonnine dei self-service di un distributore di benzina. Le hanno completamente sradicate dalle loro sedi, devastando tutte e tre le banchine del distributore Kuwait lungo l'interquartiere di Fano, nei pressi della rotonda di Sant'Orso, per impossessarsi delle casseforti degli accettatori di contanti. La tecnica usata è sempre la stessa, come ormai anche la scena che si presenta al mattino è la medesima di altre già viste, come mesi fa, lungo la Pergolese. Questa volta la grossa ruspa gommata l'hanno rubata dal deposito dei mezzi della Pavimental, nei pressi dell'aeroporto, che sta eseguendo i lavori per le opere accessorie della 14. Hanno rubato anche un furgone dal deposito dell'Asete e hanno eseguito il blitz nel distributore. Sono le 3:07, tre violentissimi colpi svegliano i vicini delle case di fronte al distributore, ma l'azione è fulminea. I tre malviventi, a volto coperto, sradicate le colonnine dalle loro sedi e caricate sul furgone rubato, si danno alla fuga, lasciando però sul posto una delle tre colonnine, forse disturbati dall'allarme che nel frattempo è scattato, e la grossa ruspa, ormai inutile. La loro fuga viene anche agevolata dal blackout provocato dal cortocircuito elettrico dell'impianto danneggiato dalla ruspa. Sono gli stessi vicini di casa a chiamare i carabinieri di Fano che, coordinati dal comandante Antonio Barrasso, arrivano sul posto e avviano le indagini. Poco distante dal distributore, in un casolare abbandonato, vengono ritrovati i cassetti blindati degli accettatori, mentre il furgone rubato è abbandonato lungo la nazionale in direzione Marotta. Dei ladri, però, nessuna traccia.